Si fa fatica, sì, è un po' meglio andare a sciare, Andiamo a sciare. Ma che traffico! Meglio andare a sciare, ragazzi, qua. Sono anche vintage. Non hanno paura neanche che glieli rubano, perché qua i ladri non esistono. Mamma. Gianer, oggi andiamo a Menaggio. Ce la facciamo? Qua però tempo è quello che è. Allora. Oggi bici, sprint. Non ce la facciamo. Gomme da Formula 1. Sì, porco cane. Noi ci proviamo a sciare, direi che non ci andiamo a sciare oggi. Oggi no. Qui è, cos'è? 11 settembre oggi? Oggi 12. 12 settembre, sono rimasto all'11, guardate le biondine che passano via, ragazzi. Qua. Oggi è il 12, passa via anche le biondine. Ma secondo me qua siamo tipo tutti pazzi per me, che era tutti pazzi per Mary. Com'è che era quella là, l'attrice là? Quella di Tutti pazzi per Mary? Boh. Tutti pazzi per quella là, boh. Niente, adesso noi andiamo, dai, attraverso la strada. Passa anche l'ambulanza, te, porco cane. Ci abbiamo anche l'ambulanza in Italia. Niente, adesso attraversiamo, perché sennò meglio, dai. Gianni, non mi dire che sei affaticato. Si fa fatica? Mamma mia, e oggi mi sa che l'altro giorno t'ha ammazzato, te altro, settimana scorsa. E qua è salita appena dell'8%, ho prestato la mia bici. Guardate qua, strade piene di buche in Italia, come al solito. Oh, c'è una buca, guarda qua. Qui è una macchia, non è una buca. Andiamo verso Stazzona. Quella è l'8%, però fa più impressione perché non ci sono tornanti, tutta, cioè non ci sono curve a gomito, è tutta dritta. Poi lui c'è anche la bici che va meglio perché ha i rapporti più agili rispetto all'altra volta, però il suo svantaggio è che adesso io ho la bici da corsa. L'abbiamo fatta praticamente, quanti chilometri abbiamo già fatto? 23 chilometri e 90 metri. 1:27, io con questa qua tiro di brutto, meglio che con la mountain bike, no? Siamo arrivati da là, là in fondo. E lui, poi io tiravo perché c'era tanto traffico, andare piano col traffico non conviene perché è un casotto, ti sorpassano tutti. Poi niente, per cui lui ha faticato anche in pianura adesso, perché stare dietro, a parte che questa qua è una... con le Schwalbe Kojak, ragazzi, Kojak, le Schwalbe Kojak, perché sono pelate come il tenente Kojak, sono gomme da F1, sono gomme liscissime. La prima volta che le ho viste ho detto, ma perché? Camere d'aria? No, non sono camere d'aria, sono proprio le gomme. C'è rapporti belli, 11:36, 9 velocità, li ho messo su io questo rapporto. Davanti 22, 33, 44, per cui già si avvicina una bici da corsa. Io ho davanti, ho la tradizionale, la 53, dietro 11:28, 10 velocità, questa bici classica degli anni 2000, 53 denti la più larga, 39 la più piccola, adesso sto andando col 39, 28, e lui sta andando, ha messo quello in centro, con 33-36, ma gli conviene mettere il 22-36, a questo punto dopo gli faccio mettere 22, o 22-28 va benissimo, 22-36 qua sull'8% questo peso è troppo agile. Niente, adesso fra un po' arriviamo. Ti sei ripreso un po', Gianni? Sì, sono porco cane, guardate qua, un uomo, un uomo distrutto. Porca miseria, adesso andiamo. Adesso ti faccio vedere sulla mappa.
Porco cane, non me la ricordavo così te. 11% qua al 10. Cazzolina, mi sembrava il 7, non mi ricordavo il 10, 10-11% qua. Vabbè, io sono venuto su bene, c'ho bici da corsa. E che sai cosa mi sono dimenticato? C'è i pedalini con gli attacchi, porco cane, tu fai più fatica per quello. Ci vuoi i pedali piatti. Bisogna tirarli giù da una delle mie bici e mettergli lì su. Porco, dai che quasi siamo su, non è che adesso non è che andiamo in Svizzera, di qua va anche in Svizzera, passo Sant'Iorio. Cosa mi dici? Come ti senti? Forma o? Oggi no. Adesso io faccio una foto però qua, è una foto spettacolare, qua è bello farle con le panoramiche, ma gli iPhone non ce l'hanno la panoramica a pezzettini, ce l'aveva il mio vecchio rottamino. Ma come fa fatica anche la macchina lì su te, Pandino? Sì, lavatrice! Lavatrice! Lei ha motore, io no! Motore! Ma che bello, qua è... Gravedona! Sì, il motoscafo per andare su in salita! Sì, ecco, quello che mi era venuto, perché oggi c'avevo il tempo, sono andato al veterinario. Ma un giorno facciamo colico, varenna, traghetto, menaggio e torniamo su. Sì, facciamo mezzo lago, l'Alto Lario. Bisogna andare un po' presto. Sì, beh, chiaro. E oggi ho dovuto andare al veterinario, porco cane. Ma sai che sono due giorni che più che dormire non faccio. Dormo giorno, notte e mattina, sono due giorni che... Porca miseria. No, adesso sono proprio sveglio, ma oggi, anche ieri volevo andare a fare un giro in bici e sono rimasto a casa a suonare. Poi mi veniva sonno, boh. Oggi ho fatto due colazioni, una alle 8 e una alle 10, pensa. E poi sono ancora andato a letto. Non ci dormi. Ah sì, poi fa un caldo boia, è umido, porco cane, per dormo sudando. E la strada che va giù, guarda lì, la Serenella, al lido di Gravedona lì. Fabri, andiamo, dobbiamo andare. Ok, porto. Ti sei riposato? Via, si riprende le bici e si va. Guarda, Formula 1. Guarda, saluta. Guardate qua, 90 anni e non sentirli di sta zona. Ragazzi, porca miseria, lì che stile, Con Gianni, il nostro amico qua di sta zona. Qua altro che, ragazzi, qua è meglio. Ragazzi, questa è una strada, una piazza. Guarda un po' lì che roba. Granigliina. Ma stai scherzando? Ma... Cioè... No, non andiamo su, Sant'Iorio. Guarda qua che roba. Cioè, esterofili del cavolo. Guarda qua che roba. Ma dove siamo? Italia qua, Qua è meglio della Svizzera. Cioè, Italia che non c'ha soldi, che cade a pezzi, che cosa? Ve li tiro dietro io sti concetti. Porca miseria. Cartelli storti dove? Sì, ok. Ci sarà qualche posto un po' malandato. Però se non ci fossero soldi in Italia, sta roba qua non la vedi. Tutto perfetto, preciso. Di più che la Svizzera qua, ragazzi. Sti su in bici senza inquinare. Guarda qua i nostri amici. Porca miseria, è una motta dei soldi, che altro che Svizzera. Porco cane, luci che vanno. Ciao, ciao. Fate qua indicazioni. No, ma in Italia proprio cade tutto a pezzi, no? Io sono andato là a Zug, questo coso qua era pastugnato dai tifosi del Zurigo. Ok? Qua non c'è nessuna scritta. Ma che roba, va! E sta all'aperto da anni e anni e anni. Guarda qua, lui è orgoglioso di essere di Stazzona. Qua gioiellino d'Italia, Stazzona, guarda che... Ma che pomeriggio fa belle figure. Guarda qua. No, qua, guarda qua, che brutte figure. Qua è il gioiellino. Qua, porca miseria, è un gioiellino, ragazzi, qua. Ma se andrei a scherzare proprio? Andare un po' al bosco. Prima c'era bello di qua andare. Andare al bosco, Nessuno nel bosco. Ma qua comunque è incantevole. Come si chiama lei? Pettine Virgilio. Bravo Virgilio.
Salve. In gamba, 90 anni, arrivare io 90 anni così ci faccio sulla firma, ragazzi. Perché no? Porca miseria, sei in forma, sei in forma. Bravo, bravo, bravo Virgilio. Sono incantato di averti conosciuto. Ciao, ciao. Caspita, il signor Virgilio li mette in fila tutti, porca miseria. Cioè, c'è anche la Zug, ho visto una roba del genere in Svizzera. Poi c'è un freddo cane, fine luglio, invece qua oggi abbiamo sudato che è settembre, l'11, 12 settembre. Adesso non andiamo giù, abbiamo le luci per oggi, che qua nel video non si vede perché illumina tutto la videoripresa. Oh, guardate qua le scarpette. 25 chilometri? Adesso andiamo in giù, comunque qua è meglio che la Svizzera qua, Guarda, è bello. C'è un posto così in Turchia, sì. Si lamentava che ha sbagliato di costruire la... Sei matto, ma qua sta bene d'inverno, C'è mai freddo qua? Te, ma ci sono anche posti belli così anche in Turchia, sicuro, le moschee e tutto. Sì, sì, Ok, dai, adesso ripartiamo. Ripartiamo, andiamo su un'altra volta qua a trovare il signor Virgilio. Là c'ho il coso. Oh, adesso c'ho qualcosa. Buon, dai, un saluto da qua, ragazzi. Oggi video breve.